Mi ha raggiunto in realtà Tommaso in Giappone, esperto di Giappone perché vive ovviamente qua in Giappone da 8 anni, e volevo fargli un po' di domande sempre sulla città. In particolare, come sapete, io cerco di analizzarle dal punto di vista di un nomade digitale. La domanda, proprio la prima che ti faccio, è: la consiglieresti a un nomade digitale come città? Assolutamente sì. Ovviamente ci sono dei limiti, per potete stare non più di 90 giorni se siete cittadini italiani. Nell'ambito di questi 90 giorni sicuramente Tokyo è una città che vi può offrire tanto, perché comunque sia si sta bene, anche a livello, non so, se uno volesse prendere un open space, così ci sono tanti posti dove si può lavorare col co-working, eccetera. Ci sono molti co-working? Ci sono. Non effettivamente così tanti come uno potrebbe pensare, perché comunque il Giappone, da questo punto di vista, non c'è la cultura della startup. Esatto. Okay, mentre okay. Invece altri paesi dell'Asia, da questo punto di vista, sono un po' più pirati, diciamo, del Giappone. Il Giappone è un paese più conservatore di altri paesi che ci sono in Asia. Ho capito. E tu mi dicevi, hai fatto anche altri lavori. Lui in particolare in questo momento fa video e organizza anche viaggi qua in Giappone. Sì, accompagno i viaggi in Giappone. Ho lavorato nel settore regolatorio di un'azienda agrofarmaceutica italiana e avevo vari incarichi un po' nel mondo, e ho cominciato proprio qui dal Giappone. La mia avventura in Giappone però è cominciata prima con i viaggi, comunque, che organizzo già dal 2009, però dopo con un internship alla Camera di Commercio Italiana qua a Tokyo, che è durato tre mesi, appunto questi 3 mesi che uno può stare qua, perché al tempo non avevo il visto. Dopo aver preso il visto studentesco ho studiato per bene il giapponese, questo mi ha permesso poi di avere un incarico in questa azienda farmaceutica. E poi da lì è partito tutto, fino a 4 anni fa circa, quando ho lasciato quel lavoro e sono entrato in questo magico mondo e tutti ti chiedono: ma che lavoro fai? Io dico lo youtuber, te ovviamente hai ancora difficoltà, sì, proprio a rispondere. Sì, no vabbè, però anche quando dici vabbè faccio video, perché poi praticamente quando uno pensa ai viaggi, a YouTube, vede solo il prodotto finito, ma non pensa mai. Una critica che mi viene fatta spesso sotto i video di viaggio è: sì, ma quindi non lavori, perché il video lo vedono già fatto. Sempre tornando al nomade digitale, quindi pro e contro di vivere a Tokyo? Tipo per me, se io decido adesso di trasferirmi da Milano a Tokyo, pro e contro? Venire a Tokyo ti dà la possibilità di vivere in un posto assolutamente sicuro dal punto di vista sociale rispetto ad altre grandi città. Tu hai visto un a livello mondiale? Sì, tanti anni fa ho visto un poliziotto in borghese che con una mossa di judo in un secondo e mezzo ha buttato in terra questo che stava scappando e l'ha ammanettato. Questa ha avuto una sfortuna clamorosa, perché ha praticamente trovato un decimo dan di judo che stava aspettando la metro, questo scappava in mezzo. Questo è uno dei grandi pro di vivere a Tokyo, cioè il fatto di essere dal punto di vista sociale sicuro. La prima cosa. Il contro, questo te lo dico da persona italiana, l'ho detto spesso anche in altri video, noi viviamo il sentimento in maniera molto più passionale. I giapponesi non ti esprimono mai, non subito, quello che hanno dentro, ma devono sempre prima un po' prendere. Quindi hai anche amici giapponesi? Praticamente quasi tantissimi conoscenti, ma nessuno che posso dire l'amico un vero italiano. No, siamo impegnati a fare le nostre cose, a correre, eccetera, a lavorare, e ci si vede prendendo una volta l'agenda, ora nello smartphone, che ne so, tra un anno e mezzo sono libero e ci si vedrà. Guarda che è vero che ci sono persone che prendono gli appuntamenti a un anno. Il primo appuntamento libero è fra un anno. Esatto. Aspetto fondamentale per un nomade digitale, dimmi un po' quanto spenderei rispetto a Milano, secondo te mi converrebbe? Beh, allora Milano e Tokyo non sono, probabilmente c'è qualche differenza, però tra tutte le città italiane Milano è quella più simile a Tokyo sicuramente. Ma per poter vivere qua al mese in una casa, mettiamo da studente, quindi senza grandissime aspettative, un dormitorio diciamo. Vabbè, il dormitorio ti costerebbe ancora meno, però fa conto uno che comunque vuole un po' di libertà, perché di quando devi lavorare non puoi vivere con un altro in casa. 15-20 metri quadri in una zona non molto centrale, non meno di 60, tra i 60 e 80 mila yen, quindi 600 euro in su. Il fatto degli yen c'ha poco senso dire quanto sono in euro, perché è molto volatile, quindi più grandi sono le cifre più poi comincia a essere importante il divario. Sì. Almeno sì, diciamo 60-80 mila yen per vivere in una zona non centralissima, in un appartamento abbastanza decente. Questa cosa è molto importante, perché gli affitti, per quando vivi in Giappone per un lungo periodo, hanno durata, i contratti hanno durato 2 anni. Quando tu invece vieni per 3 mesi, che è il massimo che puoi stare con il visto turistico, tu praticamente devi andare a stare in una casa che c'ha i mobili. La casa con contratto giapponese il mobile non ce l'ha. Queste case che sono fatte per chi sta poco e generalmente sono sempre stranieri, generalmente costano il 20-30% in più rispetto a quello che costerebbero se tu la affittassi con il contratto regolare. Vai a stare in una casa che magari non è neanche così bella oppure così nuova, però comunque almeno
70-80 mila yen li spendi. Per esempio, nel mio short stay, quando eravamo in due, affittato per 3 mesi, il primo appartamento erano 24 metri quadri, spendevo 105 mila yen al mese. Quelle case lì non valgono 105, cioè ora so che non valgono 105. Perché sono arredate, quindi. Erano tutte arredate, c'era il frigorifero e tutto quanto. Quando tu affitti qua, invece, come me, entri in casa e non c'è niente. Invece, per gli altri tipi di spese, mi accennava anche Marco Togni, che dipende molto dalla singola persona. Cioè, che io se voglio posso spendere 1 milione o spendere molto meno. Esatto, Tokyo da questo punto di vista offre una forchetta estremamente ampia. Cioè, si può spendere uno, si può spendere 1 milione. Cioè, per esempio, ci sono tantissimi ristoranti, tipo quelli che fanno il riso con la carne, qui a Matsuyo Shinoya, che uno mangia con 300 yen. Se vai in un super ristorante, magari a cena spendi 5.000 yen, se vai a pranzo a un menù che con 1.000 yen mangi poi tante cose che sono anche nel menù a cena. Quindi questo qui ti dà la possibilità di poter scegliere un range di prezzi estremamente vario. Come tutte le grandi metropoli, e Tokyo dal punto di vista del cibo poi è ancora più avanti di altre, puoi scegliere quindi se mangiare sempre bene, però con poco o con tanti soldi. Ovviamente quelli che costano poco offrono sì roba buona, però se stai qua per un mese o due, ok, è però, meno varia, esatto, a un certo punto. E te mangi più fuori o più a casa? Questa è una bella domanda. Prima che nascesse mia figlia, noi in 4 anni che vivevamo insieme, forse abbiamo mangiato a cena a casa forse 10 volte. Ah, ok, quindi sempre fuori. Adesso sempre a casa. E cosa cucini? Roba giapponese, perché magari tua moglie è giapponese o... Vabbè, ma mia moglie Yuri è appassionata di cucina italiana, quindi fa un po' di tutto. E diciamo che una cosa che non manca mai a casa nostra, anche quando fa italiano, è la zuppa. Cioè, in Giappone c'è sempre zuppa. La zuppa. Anche mia moglie fa sempre la zuppa, sempre. E tu, diciamo, in generale dove ti metti? Tra gli spendaccioni o fra i... Io spendo. Quando vivi in un paese come questo devi spendere. E riesci comunque a mettere qualcosa da parte? Come funziona? Sì, qua? Cioè, anche perché dal punto di vista pensionistico si paga, però poi comunque sia la pensione non è alta. Ah, non esiste la partita IVA, giusto? No. È la società proprio? Io sono freelance, però come puoi scegliere se fare una o l'altra. Ah, quindi esiste la partita IVA praticamente? Ma non c'è la partita IVA. Ok, c'è solo freelance? Sì, che puoi fare tutto tra l'altro. Non è il codice Ateco, puoi fare tutto? Non ci sono gli studi di settore, non ci sono ovviamente quando tu apri una posizione che ti dice per lavorare, tu gli devi dire più o meno quello che fai. Chiaramente che non puoi dire che fai il pittore e poi vai a vendere turbine per le centrali nucleari, insomma. Questo, da questo punto di vista è molto semplice, e soprattutto siccome questo è un paese di impiegati e di dipendenti, il lavoro freelance viene visto come una cosa difficile, anche dal punto di vista fiscale viene premiato. Quindi, esatto, non si pagano tante tasse rispetto all'Italia? No, si pagano meno. Io ci ho avuto una società in Italia per 10 anni e me lo ricordo bene. Si pagano meno tasse, quindi. Sì, decisamente meno. Ovviamente poi dopo ogni mese io per esempio spendo 20.000 yen di assicurazione sanitaria, che è Kokumin Kenko Hoken, cioè è l'assicurazione obbligatoria che il governo ti obbliga a pagare per poter usufruire della sanità. Però per esempio, che ne so, se vuoi fare una pulizia dei denti puoi andare dal dentista privato e puoi usare la tua assicurazione sanitaria dello Stato e spendere 2-3 euro. Quindi tu oltre all'assicurazione spendi anche per un risparmio mensile? Sì, ogni mese sì, c'ho 2 piani di accumulo che mi consentiranno di far studiare mia figlia e di avere un pochino più qualche libertà solidità economica nel futuro. Non è una roba così clamorosa, però meglio di niente. Ma si riprende lo smoke. Questo si chiama Toshou, come quello di Nino. E cosa sarebbe? La famiglia Tokugawa. Un problema dei paesi asiatici che ho visitato è il fatto che l'inglese non è una priorità. Qua no. Qua a Tokyo, per esempio, per niente. Mi chiedevo, te hai dovuto imparare il giapponese per poterti... Se vivi in Giappone hai poche... Cioè, se vuoi vivere in Giappone e essere autonomo, soprattutto se sei da solo, non hai altra scelta. E io ho fatto 3 scuole, 2 corsi privati e una scuola di gruppo. E non sono una persona che parlo giapponese, però per i miei standard dovrei parlare ancora meglio. Sono una persona estremamente severa con me stessa. Il giapponese è una lingua per la strada, come dire, difficile, ma non così difficile per poter imparare delle cose base. Per sopravvivere, per tutto il resto è molto difficile. Con uno che è più in alto di me, io parlo questo registro cortese, che ha quindi delle forme verbali che cambiano quando parlo di me. Se invece mi riferisco a te, stessi verbi che però hanno forme verbali che si usano in un altro modo. Se vado a fare il nomade digitale, come riesco ad adattarmi se non so parlare giapponese? Potrebbe essere cioè se ti va tutto liscio va bene, però potrebbe essere un contro. Se vai per esempio, se hai bisogno dell'ospedale e non hai un ospedale internazionale a portata di mano, è un casino. Come l'ambiente magari per fare networking con le persone, se ci sono eventi per conoscere le persone? Ho fatto l'internship alla camera di commercio, c'era l'aperitivo della camera, per dire, che era sia un aperitivo ma che serviva per fare
network tra le persone e aziende che gravitavano nel business Italia-Giappone. Quindi è vero che vai a un aperitivo, però era un aperitivo di lavoro di fatto. Diciamo che tanti andavano, venivano anche all'aperitivo più per mangiare e per altro che per fare business. Ah, per mangiare gratis? No, no, si paga. Ah, si paga, ok. No, dico per un altro tipo di networking magari. Il fine fondamentale è quello di fare network tra le altre aziende e persone che fanno business. Non è più ovviamente il mercato nero, però ancora c'ha sta cosa della... Si chiama così perché... Siamo di fronte a uno stand che vende fragole, frutta. Costano un sacco di soldi ancora la frutta, non come quel negozio che mi ha fatto vedere Marco, ma comunque costa molto di più, molto molto di più dell'Italia. E ho provato a chiedere, però non trovo risposte. Come mai qua costa così tanto la frutta? Allora, è quasi tutta questa, quella che costa più di tutto, di produzione nazionale. C'è poco spazio per coltivarlo. Essendo stretto lo spazio non si possono usare neanche macchinari. Una delle cose perché costa tanto è il fatto che qui è un bene di lusso. Di lusso, è vista come un lusso. Quando vai all'ospedale non ti portano i cioccolati, ma ti portano la frutta. Quando vai a qualcuno invece della bottiglia di vino ti porti in cesso di frutta. E tu mangi la frutta? Non quella che costa tantissimo, però una mela qui a Tokyo al supermercato non costa meno di 1,50 euro, 1,70 euro. Molto importante quando si va all'estero è capire come ci si sposta, perché è uno dei punti fondamentali da analizzare. Come sapete, sono stato piacevolmente colpito dalla facilità con cui ci si sposta a Milano. Sapete però che ancora più di Milano nel mondo, cioè è famosissima l'Asia per quanto riguarda le grandi città, per le metro che ti possono portare ovunque, quasi non c'è bisogno della macchina. E quindi mi chiedevo, te hai la macchina? No. E cosa utilizzi? Come la maggior parte delle persone che abita a Tokyo, solamente mezzi pubblici. Metropolitana, quindi sono due compagnie di metro qui a Tokyo. Quanto spendi? Allora, il trasporto a Tokyo effettivamente è buono e tutto, però in confronto magari all'Italia, altre città potrebbe sembrare caro. In realtà quando poi capisci quello che ti offri, dici vabbè dai. Non esiste di fatto nessun abbonamento stile come sono le carte nel resto del mondo, tipo di una settimana eccetera. Per chi abita fuori Tokyo, anche giapponese, per chi arriva in Giappone, per la metro di Tokyo vendono agli aeroporti di Narita, di Haneda, da Big Camera qui ad Akihabara, dei biglietti che sono 24, 48 e 72 ore. Voi contate che il giornaliero per la metro di Tokyo costa 900 yen, il 3 giorni costa 1500 yen. L'abbonamento praticamente non esiste. Chi lavora ha questi abbonamenti pagati dall'azienda e esistono solamente, non solo se lavori, li puoi fare anche tranquillamente, tra tratta e tratta, cioè non c'è il totale. Anche per andare a scuola sapevo questa cosa. Per esempio, se io lavoro a Y e vivo a X, per andare da X a Y e costa generalmente, per esempio quello di casa mia, che è quasi tutta la metro di Tokyo d'una linea, costerebbe circa 11.000. E invece hai una convenzione che ti permette di pagare sempre lo stesso? Sì, è flat, cioè tu ovviamente spendi 10.000 yen al mese, però nell'ambito di questi 10.000 yen in quella tratta lì, in quelle stazioni lì non spendi. Da un po' di tempo a questa parte si può pagare anche le macchinette con le tessere tipo la Suica. Questa si chiama Nanako, che è la tessera di 7-Eleven, che si può usare per pagare nel 7-Eleven. Questa è Rakuten, sono Yedi di Rakuten. Rakuten è come Amazon, però giapponese, che c'è da 20 anni. È lo sponsor del Barcellona. Waon, che è Dion, che è una catena di supermercati. Comunque tutte monete elettroniche, oppure puoi pagare col telefono. Allora vedete qua, si può pagare, pago con il telefono, scelgo Edi, 100 yen un play. Vai, 30 secondi. Non ci sperare. Ci ha portato Tommaso da Sushi Zammai. È una catena estremamente diffusa che, a dispetto del fatto che è una catena, c'ha il rapporto qualità prezzo. Tra l'altro il capo della catena, sì, ogni volta che c'è l'asta del tonno vince tutti, si prende il tonno più e costoso e tutti gli danno del coglione. In realtà è un genio perché quest'anno ho pagato 3 milioni di euro, quasi 3 milioni di euro, però una campagna pubblicitaria a livello mondiale per 4 giorni costa molto di più di 3 milioni che di fondamentalmente euro. Tutti quanti dicono ammazza questo che scemo che ha pagato 3 milioni per un quando tonno. Poi viene in Giappone, siccome lui c'ha la statua tutti fuori, vedi lui, dici questo è quello del tonno e vai a mangiare da lui. Tu mi hai fatto vedere prima che ci sono tantissimi modi diversi di pagare. Qual è quello che utilizzi di più? Vabbè, la Suica, che è quella con cui paghi tutti gli spostamenti. Quindi la carta della metro? Sì, però quella lì la uso solamente per i trasporti. Diciamolo però, la carta della metro la puoi mettere si può digitalizzare, oppure per esempio nel caso di Apple Pay, se la digitalizzi cessa di esistere. Vai, ordiniamo. Si ordina tanto? Sì, ordiniamo. Con o senza wasabi? Poco, si può dire poco? Con. No, a me piace, mi dà fastidio, ma piace. Quale con, volete? Con? Io con va benissimo, tutti con.
Ma perché mi aveva messo un botto, me l'aveva messo. Nonostante ciò, rimane comunque una società. Il contante. Una società che paga in contanti. Contanti, esatto. Il taglio più grande sono 10.000 yen. E quindi quando avete in Giappone, ok, la carta di credito, non ci sono più tanti problemi come qualche anno fa, però sappiate che state a mangiare il ramen, posto piccolo. Dal nonnetto. No, la carta di credito e la Suica non la prende sicuro. Tommaso, mi sta dicendo una cosa super interessante. Ed è il fatto che adesso per noi è normale vedere le porte automatiche, i sensori di movimento, le cose molto tecnologiche, perché sono diffuse in tutto il mondo. Non è che andiamo in Giappone e pensiamo, ammazza quanto è tecnologico. 20 anni fa, di più, negli anni 80, 30 anni fa, tutte queste cose qua in Giappone già c'erano, mentre nel resto del mondo no. Una differenza gigantesca, e nel mondo il Giappone aveva un valore molto più alto. Adesso io mi rendo conto che tante cose che mi hanno stupito al tempo non stupiscono più le persone, perché ormai sono di uso comune. La Cina sicuramente, la Corea del Sud adesso dal punto di vista tecnologico sono sicuramente più avanti. Tutto il resto è tutto quello che era il Giappone negli anni 80. Chi ha la mia età se lo ricorda come era visto il Giappone. Era un paese mitico, un posto irraggiungibile dal punto di vista economico, eccetera. Ora invece è fortunatamente è alla portata di tutti. Però internet, anche per colpa nostra, come dire, un pochino è andato a rovinare quella sensazione di wow che avevi quando sono venuto in Giappone io, quando non c'erano testimonianze di internet di Giappone su internet. Questa è una cosa importante. Per cui, come dico sempre io, prima di venire in Giappone, un mese staccate internet. Cioè, i miei video, i tuoi in Giappone, quelli di altre persone, di Marco, di quelli che fanno video in Giappone, non li guardate, che ve lo vivete meglio il viaggio. Datemi lei. Questo è quello normale, che è buono, è classico. Questo qua è sempre di questa qualità qua, però fatto con la fiamma. Ok, okay, scottato. Questi invece, questi due qui nel mezzo, sono tartare. Nella tartare di tonno, praticamente, viene fatta dalla scarnificazione di tutte le parti intorno alla colonna vertebrale. Insomma, quelle che non puoi fare un filetto. Quindi tu praticamente è un macinato di varie parti del tonno, ed è buono proprio per questo, perché magari c'è un pezzo di questo, un pezzo di questo, un pezzo di questo. Questo invece si chiamano tekkamaki e sono praticamente... Questo è il set di quello lì, c'è questa zuppola di miso con le alghe dentro. Questo che è chutoro, che è la parte medio grassa del tonno, questo qua. E questo qua invece che è otoro, che è la parte più grassa del tonno. Ti rubo un attimo le tue bacchette e faccio una cosa che faccio sempre io nei video, che riscuote sempre tanto successo, che è l'accarezzamento dell'otoro. Fai un bello zoom, si vede quanto è grasso. Sembra un po' porno. Sto tonno gli ammolla. Più simile al salmone di grigio. Cioè, questo è veramente molto più buono che in Italia. Ad Akihabara, in un izakaya che si chiama Amataro. Abbiamo mangiato spiedini di pollo, un sacco di gyoza e edamame. È stato molto interessante parlare con te, Tommaso. Dove sei? È stato molto interessante. Grazie mille di tutte quante le informazioni. Arigato gozaimashita. Ciao. Ciao.